Allora, quando ho letto il titolo, la prima volta nella lettera che mi è stata inviata, ho detto, un argomento allegro, la fine del mondo. E devo dire che non è la mia una battuta di provocazione. La fine del mondo è una gran bella notizia. Non come possibile catastrofe cosmica o cose del genere, ma come proprio un mondo che finisce, che conclude il suo percorso e ne comincia uno nuovo. C'è una giornalista scrittrice francese, l'unica citazione che farò, la quale dice, e ho conservato la sua frase, il suo monito, non è la fine del mondo, è la fine del nostro mondo. Vedo che la signora l'ha sottolineato, brava. Non può venire un nuovo mondo se prima non finisce il vecchio mondo. La cosa che dovremmo fare con grande attenzione è quella di, magari per l'entusiasmo di un nuovo inizio, ecco, non è forse un nuovo inizio questo Papa che si presenta e dice buonasera? Quindi mette davanti il rapporto tra le persone prima ancora del rapporto con Dio. E questo mi pare un gran bel segno. L'altro gran bel segno è che il nuovo mondo viene dal vecchio mondo. Tutto ciò che è stato il nostro passato vede una civiltà compiuta e della civiltà rurale. Tutte le altre civiltà industriali, tecnologiche, sono arrivate a un punto apicale, dopodiché sono scomparse. O attraverso una guerra che ha modificato la scacchiera dei giochi, dei vari, o per altre ragioni. Comunque sia, oggi dobbiamo cominciare una nuova storia, considerando il nostro patrimonio della civiltà rurale come il punto di partenza ideale e come la via maestra. C'è sempre una via maestra. La via maestra è il mondo rurale. Papa Francesco è questo. Quei paesi dell'America Latina considerati terzo, quarto mondo solo pochi anni fa, oggi sono l'attualità. C'è un grande rischio. Che non so come definire queste entità e identità che sono presenti nel nostro quotidiano, ci accompagnano dal mattino al primo caffè fino alla notte con la pastiglietta magari per addormentarci perché i pensieri sono tanti, e dietro a tutta questa quotidianità c'è una serie di appuntamenti con dei prodotti di cui non possiamo fare a meno. Non è vero, è una bugia. L'unica cosa di cui non possiamo fare a meno è il cibo. Non per niente Expo 2015 è il cibo. È diventato il tema mondiale come progetto futuro. Ma questi potentati che si preoccupano di noi consigliandoci in tutti gli ambiti dei possibili acquisti. Non mollano facilmente la presa, però quantomeno si sono smascherate. Bene, questi potentati stanno occupando, come sicuramente saprete, interi territori dove si porterà avanti un progetto, è già in atto, di produzione agricola
secondo modelli industriali. E qual è il ricatto? Noi potentati possiamo dare lavoro e sostentamento alle classi più deboli. Ho fatto questo discorso un tantino arido, ma è per dirvi che dobbiamo stare molto attenti in questo momento a non farci confondere le idee. Uno che ha le idee molto chiare è il nostro caro amico Carlin Petrini con Slow Food. Quello che soltanto pochi anni fa, pochissimi anni fa, non era pensabile, sta avvenendo. Siamo tutti consapevoli che nell'ordine delle priorità per questo mondo nuovo che sostituirà questo, siamo tutti consapevoli che la priorità è il cibo, per la sua qualità, ma per l'atto di giustizia, che è il cibo per tutti. Allora, se noi, ecco, utilizziamo questo titolo, la fine del mondo, io proprio vorrei dedicare questo titolo alla nostra consapevolezza che è un mondo che sta per finire, ma non possiamo più essere spettatori ai margini della storia. Dobbiamo essere compartecipi delle scelte quotidiane. Non dobbiamo aspettare che qualcuno provveda, che sia un ministro, un capo di Stato, un industriale, quel che volete. Ho fede che questa lezione che noi abbiamo imparato, che se noi non faremo in qualche modo, non saremo testimoni di democrazia, ricomincerà un altro tipo di proposta che non è assolutamente il cambiamento a cui aspiriamo. Carlin Petrini, il nostro Papa, Vandana Shiva, guardate quante figure stanno nascendo, che non vengono per fare, come dire, fondare partiti o cose di questo tipo, vengono per aiutarci a capire e a mettere in atto ciò che abbiamo capito. Attenzione che la tentazione è sempre quella di dire che qualcuno ci deve pensare. Noi dobbiamo essere vigili. La cultura non è sapere tante cose, ma capire il significato delle cose. Questa è la cultura. E allora, quando hai capito il significato, cosa fai? Dici: speriamo che qualcuno ci pensi, o noi dobbiamo pensarci ogni giorno, affermare questa nostra conoscenza di ciò che è bene e di ciò che è meno bene. Mi sembra adesso un po' un tribuno, scusate, ma forse ci sono momenti in cui bisogna essere anche un po' tribuni. Scambiamoci poi anche volentieri il posto, io vengo a sedermi lì e voi venite a sedervi qui. Ma in questo dobbiamo essere solidali.